Ciao a tutti e benvenuti alla visione e all'ascolto di Il Trovatore. Siamo alla terza tappa della trilogia verdiana qui in streaming al Teatro Verdi di Pisa. La trama del Trovatore è una delle più complicate della storia dell'opera, forse addirittura la più complicata di tutte. Però in fondo, se vi concentrate un attimo, la trama è abbastanza chiara. Leonora, il soprano, ama il trovatore Manrico, il tenore, che è figlio della zingara Azucena, il mezzo soprano. A sua volta Leonora è amata follemente dal baritono, il conte di Luna, che sarebbe il fratello di Manrico. Manrico è il figlio di Azucena. Manrico è figlio di Azucena, quindi il conte di Luna è figlio di Azucena se è fratello di Manrico. Il fratello di Manrico, ma non sa di esserlo, e Azucena non è sua madre. Quindi direte, il conte padre si è sposato due volte? No, il conte padre aveva due figli, non due mogli. Uno è il conte di Luna, il baritono, quello che ama Leonora. Un altro è Garcia, cioè Manrico, che si crede figlio di Azucena. La faccenda è abbastanza ingarbugliata. Un giorno la madre di Azucena fu scoperta accanto alla culla del piccolo Garcia nell'atto di compiere degli strani sortileggi. Subito il bambino si ammalò e tutti pensarono che fosse stato colpito dai malefizi della zingara. Il conte la fece arrestare e condannare a morte per stregoneria. La piccola Azucena assistette all'orrenda fine di sua madre, arsa viva. Sembra un film di Dario Argento, diciamo la verità. Per vendicarsi, Azucena rapì Garcia, decisa a bruciarlo, nel luogo stesso in cui venne uccisa la madre, ma presa dalla foga si sbagliò e gettò nel rogo suo figlio della stessa età del rapito. Diciamo la verità, non sembra vera questa trama, eppure è proprio questa. Il Trovatore inizia appunto con Ferrando che racconta in sintesi questa storia. Il bello è che questa storia poi tornerà più volte nel corso del Trovatore. Soltanto Azucena la racconterà altre due volte, una dietro l'altra. Stride la vampa e condotta e l'era in ceppi. E poi c'è la musica di Verdi, che in Trovatore diventa fuoco, terra arsa dal sole, bagnata dal sangue di guerre, di duelli, di amori impossibili, di cavalieri solitari che vivono di ideali romantici e di passioni che nemmeno la morte può estinguere. Di passioni che nemmeno la morte può estinguere. A voi il primo atto. Thank you.
Ma ravvisata potrei
versa nel sonno è certo la regale signora, ma veglia la sua dama. Ora tu d'essa sei, bel dece da quel verore, tremolanti un raggio della notturna rampa. Thank you.
Oh,
Oh,
ci son io, chi non cu'è? Oh, sì, mio figlio! Eppur dicesti? Ma forse, che vuoi? Quando il pensiero s'affacci in truce caso, lo spirito intenebrato pone stolte parole sul mio labbro. Yeah.
fosse castello, e dei tu per cenno del Francia vice dalle difese, ove ti ho dato affrettati a venire. Giunto la sera, tratta in danno di tuo monte il grido, e il cinchiostro della croce il vero cingerà allora. O giusto cielo! Che fai? Veloce, salve, ti abbatto, e tu parla, e tu vedi, corra! Eccoci di nuovo qui dopo il primo e il secondo atto del Trovatore di Giuseppe Verdi. Vi voglio leggere un pezzo scritto dal grande Bruno Barilli in merito al Trovatore. Verdi ignora le parafrasi, si intromette furiosamente, taglia i nodi con la roncola e fa scorrere lacrime e sangue esilaranti. Piomba sul pubblico, lo mette in un sacco, se lo carica sulle spalle e lo porta a gran passi entro i rossi vulcanici domini della sua arte. Il Trovatore è il melodramma dogmatico. I suoi quadri sono la via crucis del canto italiano. È surrealismo gotico, balenante di ferro battuto, alto, impennacchiato sul cimiero, sta su, strano monumento. Non lo scuotono, non lo ribaltano, non lo sommergono i tempi, il mare, il cielo in combutta. Il Trovatore non cola a picco. Ho trovato anche uno scritto di Alberto Savinio, il fratello di Giorgio De Chirico, ma lui stesso genio incomparabile, forse il più grande musicologo che sia esistito. Consiglio a tutti il suo libro Scatola Sonora, dove imparerete veramente ad amare la musica. Alberto Savinio disse del Trovatore: «Il Trovatore è il capolavoro di Verdi. In nessun'altra delle sue opere l'ispirazione è così alta. Nessun'altra può vantare canti altrettanto solitari, altrettanto puri, altrettanto verticali. Canti di una specie singolare che aprono una finestra improvvisa per la quale l'anima salpa violentemente e dolcissimamente assieme nella sconfinata libertà dei cieli».
sembrava a miei desiri. Novello è più possente e la mia presta l'altare. Ma no, non fia d'altri Leonora. Leonora è mia. Thank you.
Thank you.
C'è da chiedersi, se, e penso ognuno di voi lo abbia fatto, se Azucena, la zingara, ama veramente Manrico o lo odia. Questa è una bella domanda, perché lo ama certo come se fosse suo figlio, ma il ricordo della madre arsaviva e del proprio involontario infanticidio la tormenta in continuazione, una vera e propria ossessione che voi avrete sicuramente notato nel corso del secondo atto. Io credo personalmente che non lo ami veramente. Lei vuole vendicare la madre e il figlio ucciso per sbaglio, ma Manrico alla fine è un tramite per raggiungere lo scopo e lui stesso se ne rende conto. Lo dice proprio nel secondo atto che abbiamo appena visto. Non son tuo figlio? E chi sono io? Chi dunque? Manrico alla fine è un vero cavaliere solitario. Il tema della sua solitudine è dominante più di quello del fuoco che continua a bruciare e a divorare l'anima di Azucena. Non ho trovato luogo dove appoggiare la mano che corrente come acqua di sorgente incatenata o fermo come un grumo di antracite e di cristallo mi rendesse il calore o il freddo della mia mano tesa. È un'immagine molto calzante della solitudine e di ciò che prova un uomo solo. Questo però non è Salvatore Cammarano, il librettista, questo è Pablo Neruda. Thank you.
pensiero, come persecutor demone, ovunque m'insegue, in braccio al mio rivale, m'accorro, surto appena l'aurora, io corro a separarvi. Sa girana uva zingara, sopressa da nostri esploratori, e idone si fuga, e si era giunta temendo una spia nella trista, ti seguì. Fu raggiunta e presa, vista l'hai tu, no, ne nasconda il condottier, ma prese l'evento. Dinanzi, prego, dinanzi, dinanzi, trema dal mentire. Chi è di? Come vai? Non so. Che? Un mazzingere costume, mover senza disegno, il passo vagabondo,
dissimularlo fora. Alla novella aurora saliti saremo. Che dici? Ma da nostri amici avrem vittoria. Ora abbiamo allora a dire l'anno e coraggio. Qua le belle chiope dell'assenza mia breve a te commetto, che nulla manchi.
la zingara. Vieni, la cecchi mia, l'arma mia, accese già la prima. Dopo l'incandescente terzo atto, siamo arrivati all'ultimo atto del Trovatore, il quarto meraviglioso atto, quello che viene definito da tutti l'atto di Leonora, perché si può dire che Leonora, da quando entra, non smetterà più di cantare fino alla sua morte, fino alla fine. Una notte percorsa da incendi, da roghi nefasti, i visi dei protagonisti appaiono e scompaiono tra tagli d'ombre e di bagliori che si rincorrono devastati da sentimenti estremi, da balbettii, da respiri affannosi e grida. E ogni personaggio canta nudo alla ribalta, una nudità dell'anima che si fa apoteosi del canto. Abietta zingara, tacea la notte placida, l'amorosa fiamma, stride la vampa, l'amore un dardo, sei tu dal ciel disceso, d'amor sull'ali rose, la grande aria di Leonora. Sono parole che galleggiano libere di peso, avvolte di una luce che è di rogo, di fucina, di tramonto o di prigione. Il Trovatore ebbe a Roma nel 1853 un'accoglienza trionfale, come si può leggere in una recensione pubblicata il 20 aprile di quell'anno.
Ieri sera su queste scene appariva la nuova opera di Giuseppe Verdi, poesia di Salvatore Cammarano, Il Trovatore. Fu essa da capo a fondo vivamente applaudita. La musica ha ispirazioni sublimi, bellezze artistiche veramente peregrine. Il primo e il terzo atto piacquero moltissimo. Il quarto atto entusiasmò, specialmente nel divino pezzo del tenore della prigione, il Miserere. La donna in scena, il coro interno con gran campana a rintocchi. Il maestro, Verdi, venne chiamato al proscenio una quindicina di volte. Pensate, questo fu veramente un grande trionfo. I cantanti ottenendo tutti acclamazioni e chiamate. Ognuno di noi, diciamo la verità, può rispecchiarsi in fondo nell'ansia malata di Violetta, nelle angosce di Rigoletto, nella solitudine appassionata di Manrico. Siamo arrivati alla fine della trilogia che vi abbiamo proposto qui in streaming dal Teatro Verdi di Pisa e in fondo le gesta, gli affanni, i palpiti d'amore sono stati i nostri e penso i vostri, eterni come le melodie create dal genio di Giuseppe Verdi. In quest'ultimo atto del Trovatore vedremo Manrico, malinconico e solo, ancora una volta in compagnia di questa madre che non è la sua. Il Trovatore passa gli ultimi istanti della sua vita in carcere. Leonora si avvelena per non cadere in mano al disprezzato Conte di Luna e preferisce addirittura morire tra le braccia dell'uomo amato prima che questi venga ucciso. «Prima che d'altri vivere, io volli tua morir». È una frase leggendaria, bellissima, che è la sigla dell'amore, che non conosce ostacoli né limiti, l'amore che non ha né prima né poi. Voglio specchiarmi in te quando verrà la morte e in fin di vita tenerti con la mano che si abbandona. In fondo, da Tibullo, l'autore di questi versi, a Salvatore Cammarano, il passo può essere molto più breve del previsto. In un precipitare di eventi che Verdi trasforma in una cascata di accordi pesanti, taglienti come un maglio, Manrico muore. Il conte esulta rabbioso e Azucena, in pieno delirio, rivela finalmente al conte che l'uomo appena trucidato era suo fratello. Sei vendicata, o madre? E a questo punto cala il sipario. Timo!
Sarà qua, tu, 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 tu,
metti la scoria al figlio e dalla madre il rogo. Abuso forse quel poter che pieno in me trasmise il prence a tal vitro funesta, ov'elle mai ripreso Castellor di lei contezza non ebbi, e fur interno tante ricerche, tante you
Thank you.
Thank you.